Il 28 novembre a Roma, presso la sala dell'Istituto di Santa Maria in Aquiro, si è tenuto un seminario di studi dal titolo Quale futuro per la prevenzione degli infortuni nelle istituzioni scolastiche? Rischio comportamentale, nuovi paradigmi educativi. Un seminario realizzato per iniziativa del senatore Vincenzo Carbone, segretario della Presidenza del Senato e componente Commissione Lavoro e Previdenza Sociale, rivolto a dirigenti scolastici, scolastici, pedagogisti, esperti e professionisti di settore, rappresentanti di associazioni. Una serie di interventi che hanno spaziato dall'area psicopedagogica a quella tecnica a quella giuridica. Ha introdotto i lavori Franca Principe, dirigente scolastico, presidente di Modifica 81. I relatori sono stati Giuseppe Brera, rettore Università Ambrosiana di Milano, presidente della Società Italiana di Adolescentologia e Medicina dell'Adolescenza, direttore della Scuola Medica di Milano, Filippo Pergola, presidente dell'Associazione di Psicoanalisi della Relazione Educativa APRE, direttore della Scuola di Polisanalisi, docente di Psicologia dell'Educazione, Università di Roma Tor Vergata, Maurizio Tirittico, dirigente tecnico MIUR, Istruzione Media Tecnica e Professionale. Ha lavorato in sedi europee sulla tematica della dimensione europea dell'educazione. Paolo Pieri, Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino, coordinatore della sicurezza in cantieri, RSPP, docente formatore e redattore di articoli sul tema della sicurezza nelle scuole. Raffaele Cardone, compositore, docente di tecnologie musicali, coding, pensiero computazionale, presidente dell'Associazione Culturale Il Limitarte. Un seminario significativo e di spessore per la qualità degli interventi. La politica comincia ad occuparsi del problema della sicurezza scolastica, tant'è che a conclusione del seminario il senatore Carbone, che a Palazzo Madama ha promosso, ottenendo l'appoggio unanime del Senato della Repubblica, l'apertura di un'inchiesta sulla qualità della sicurezza in tutti gli ambienti di lavoro, comprese le scuole. La Commissione avrà piena facoltà di accedere negli istituti scolastici con poteri anche giudiziari. Sicuramente un impegno preso, avevamo preso l'impegno di costituire una commissione di inchiesta in Senato e abbiamo portato a termine come dire, questo impegno. D'altronde devo dire la verità, in questo abbiamo trovato l'unanimità di tutti i senatori, per cui c'è stato un voto unanime insomma, alla costituzione di questa commissione di inchiesta. Il prossimo sicuramente impegno sarà quello di dedicarci alla modifica dell'articolo 81, perché i dirigenti hanno ragione. Io sono stato, lo ricordavo durante il convegno, amministratore locale, sono stato sindaco e so delle difficoltà Conosce un po' la problematica degli perfettamente. edifici, quindi arriveremo a fare questi famosi decreti attuativi per porre un ordine nelle scuole italiane. Sicuramente arriveremo con i tempi della politica, quindi non sarà imminente la risoluzione, ma sicuramente l'impegno mio, l'impegno di tutti i senatori, già dimostrato nell'approvare la costituzione di questa commissione d'inchiesta, sicuramente sarà un impegno pieno. Hanno piena solidarietà da parte di tutto il Senato. Nel frattempo, Franca Principe, dirigente sospesa con provvedimento disciplinare per 5 mesi a seguito condanna per un incidente avvenuto nell'istituto da lei diretto, è diventata uno dei simboli della lotta contro le norme sbagliate sulla sicurezza sul lavoro, a cominciare dalla scuola, dove i capi d'istituto rispondono penalmente di una mancata prevenzione e manutenzione, che però non spetta a loro, ma agli enti locali e proprietari. Docente, formatore e redattore di articoli sul tema della sicurezza nelle scuole. In breve, la situazione degli edifici scolastici italiani. È una situazione al momento molto negativa, nel senso che ci sono troppi pochi fondi per poterli mettere a norma e molti interventi sono degli interventi, diciamo, di tipo localizzato, sono degli interventi fatti a macchia di leopardo, ma non prendono in mano in modo drastico la sicurezza dei nostri edifici scolastici. E anche la stessa normativa sull'antincendio, sulla protezione antincendio, col DPR 151 del 2011,
mette nelle mani del professionista consulente esterno che ha redatto il progetto di adeguamento alla normativa antincendio la responsabilità di asseverare che il progetto è a norma e che tutti i lavori di adeguamento sono stati fatti secondo la normativa, non essendoci più la parola dei vigili del fuoco che potevano in passato dare una verifica e un controllo alla sicurezza antincendio. Questo comporta che anche questa normativa viene spesso disattesa, è del 92 per quanto riguarda gli edifici scolastici, ci sono ancora moltissimi edifici scolastici che dove non sono stati finiti i lavori di adeguamento alla normativa antincendio. Quindi abbiamo pochi interventi sugli edifici, tanta la burocrazia che hanno messo la scuola italiana in una condizione molto delicata. Senz'altro. E poi c'è anche la metodologia con la quale gli enti locali e i proprietari approcciano alla manutenzione degli edifici scolastici, che purtroppo rimane ancora quella semplicistica della manutenzione a guasto, cioè intervenire solo quando c'è il guasto, quando c'è la segnalazione, ma non si riesce ancora a fare una manutenzione programmata, una manutenzione predittiva che prevenga i guasti e che prevenga gli ammaloramenti. Quindi una prevenzione che poi in sintesi è lo spirito della legge sulla sicurezza, bisogna prevenire anziché curare. Già lo scorso 30 ottobre i dirigenti scolastici italiani si erano riuniti davanti al MIUR per manifestare il loro disappunto. Una delegazione fu ricevuta al MIUR, la dirigente Franca Principe da tempo ha creato l'associazione Modifica 81 per la cultura della sicurezza e la prevenzione dei rischi, che ad oggi conta un migliaio di soci fra docenti, dirigenti, professionisti, genitori e studenti. Franca Principe, dirigente e presidente dell'associazione Modifica 81. Dirigente, in sintesi, quello che è successo oggi, gli interventi e se lei è soddisfatta ancora una volta di questo seminario. Nulla avviene a caso e la giornata di oggi pomeriggio, piena di interventi interessanti da ben 6 relatori provenienti da aree culturali diverse e di grande competenza e spessore per i loro settori, hanno premiato l'impegno di Modifica 81, che in questi anni ha raccolto intorno a sé una comunità di specialisti di settore, di appassionati dei temi pedagogici e di temi poi connessi alla gestione della sicurezza, in particolare nel mondo scuola. Essere stati ospitati nella sede pregevole della sala del Senato in Santa Maria di Aquiro è naturalmente motivo di orgoglio per Modifica 81, è altrettanto motivo d'orgoglio il fatto che siano stati presenti dirigenti scolastici provenienti da tantissime regioni, che dunque hanno affrontato anche la difficoltà di un viaggio lungo dal Piemonte, dalla Sicilia, dalla Sardegna, dalla Toscana, per testimoniare la fiducia in questa associazione. L'associazione raccoglie dirigenti in tutte le scuole d'Italia e si propone di diffondere la cultura della sicurezza attraverso programmi associativi rivolti ai giovani, rivolti ai docenti, anche al personale, non specificamente corsi di formazione, bensì campagne di sensibilizzazione. Essere oggi presenti qui è stato importante. Il senatore Vincenzo Carbone ha avuto il merito di intuire l'impegno di questa associazione, ma soprattutto la importanza di questa tematica, e ha proposto ai senatori l'avvio di una commissione d'inchiesta proprio sulla materia della sicurezza nei luoghi pubblici e privati in Italia, compreso le scuole. Sicuramente nei prossimi mesi si riuniranno le commissioni permanenti, lavoro, istruzione, salute. Modifica 81 rimarrà attenta alla tematica e ci auguriamo che piano piano la difficile tematica della sicurezza nelle scuole possa essere risolta con interventi mirati in tante aree. Da un punto di vista della logistica occorre sicuramente costruire nuovi edifici, quindi occorre un impegno governativo di investimenti e nuove risorse, ma poi occorre anche un impegno per modificare anche le organizzazioni e le normative, che devono essere adeguate alle organizzazioni che si muovono e operano negli 8.000 istituti scolastici. 8.000 sono le autonomie circa, gli edifici sono ben 42.000, quindi parliamo di un enorme numero di popolazione
quasi 8 milioni gli studenti, più di 1 milione gli addetti, quindi una tematica veramente di carattere sociale, un impegno forte per M81 che sottolinea la tematica come diritti fondamentali del cittadino all'istruzione, alla sicurezza, alla salute, aggiungo anche alla giustizia, perché spesso la norma conduce a percorsi giudiziari che individuano l'anello finale di una catena di responsabilità non ben precisate appunto dalla norma, e che ci auguriamo che con i decreti attuativi e la modifica di alcuni articoli del decreto legislativo 81 possa essere sanata. Decreti attuativi che sicuramente verranno a questo punto fatti, visto che si è istituita la commissione d'inchiesta, quindi noi restiamo positivi. Certo, ce lo auguriamo, è necessario un impegno congiunto di vari ministeri, e l'associazione Modifica 81 sicuramente solleciterà il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca affinché ci siano delle azioni specifiche, e magari sia interessato l'ufficio legislativo proprio all'analisi tecnica di questo decreto legislativo. I luoghi di lavoro, compresa la scuola, devono essere luoghi di sicurezza e di cultura al rispetto della vita, dovranno essere luoghi dove ognuno dovrà assumersi la propria responsabilità. Un dirigente, un datore di lavoro da solo non basta a garantire la sicurezza, la salubrità, l'integrità del luogo e del lavoratore.